conseguente. Le scuole, tutte quelle costruite, rispondevano a un modello di scuola che oramai è superato. Tutte le aule uguali, indistinte, per fare la stessa attività, sono ambienti che oramai non rispondono più ai bisogni formativi. Questo lo vediamo sia in Italia che in altri paesi. E quindi oramai c'è necessità di pensare la scuola come un insieme di ambienti diversificati tra loro, dove le attività da fare non sono più solo quelle classiche, del tipo l'insegnante spiega, lo studente ascolta, impara e ripete, la dico banalizzando il tema. E quindi su questo c'è bisogno di un grosso intervento, sia di ristrutturazione delle scuole esistenti, sia magari nella progettazione delle nuove scuole dove questo è possibile. Tutto questo è un percorso che a livello nazionale e internazionale oramai è già in atto, e quindi è un tema caldo che secondo noi vale la pena affrontare proprio dal punto di vista culturale.